Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca, partendo da Marsala. I carabinieri hanno eseguito un arresto per violazione della sorveglianza speciale e per furto. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala hanno arrestato un pregiudicato marsalese di 48 anni in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Marsala per reati di furto in concorso e violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Il 48enne era stato arrestato pochi giorni fa a seguito di una segnalazione di furto di generi alimentari perpetrato in un'attività commerciale nella via Salemi. Da una serie di accertamenti dei carabinieri sono emersi gravi indizi di colpevolezza sull'uomo in ordine al furto commesso, unitamente a un altro soggetto, dove sarebbero state rubate circa 20 confezioni di formaggi per un valore di circa 200 euro. L'uomo, nel luglio scorso, era stato inoltre deferito all'autorità giudiziaria per dei furti su autovettura nei pressi del Monumento ai Mille, dove erano stati asportati borse e un personal computer. All'esito dell'indagine, dopo la visione delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo la refurtiva, prontamente restituita all'avente diritto. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico. A Mazara invece sempre i carabinieri hanno arrestato un uomo per atti persecutori. I carabinieri della stazione di Mazara del Vallo hanno eseguito un provvedimento cautelare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, nei confronti di un mazarese con precedenti a suo carico di 43 anni per il reato di atti persecutori. Il provvedimento cautelare scaturisce dalle risultanze investigative prodotte dai carabinieri che documentano condotte persecutorie che l'uomo avrebbe messo in atto nei confronti della ex moglie. Cambiamo argomento, parliamo di Marsala. Il sindaco manda una nota di protesta a Rete Ferroviaria Italiana per il malfunzionamento dei passaggi a livello. Malfunzionamento dei passaggi a livello a Marsala. Un ulteriore richiamo alla RFI è stata inviata dal sindaco Massimo Grillo. Con estremo rammarico mi ritrovo a dover richiamare l'attenzione della direzione in merito al perdurante malfunzionamento dei passaggi a livello dislocati nel territorio di Marsala, già oggetto di diverse segnalazioni da parte della precedente amministrazione. Comincia così l'ennesima nota che il sindaco Massimo Grillo ha inviato alla Rete Ferroviaria Italiana, alle sedi di Palermo e Roma, rappresentando i ripetuti disagi a Marsala causati dai sistemi che dovrebbero regolare automaticamente l'azionamento delle sbarre di protezione al passaggio dei treni e che al contrario bloccano immotivatamente la circolazione veicolare e pedonale decine di minuti. Il malcontento dei cittadini di recente era stato pure evidenziato dai consiglieri comunali Leo Orlando e Gabriele Di Pietra, sollecitando il sindaco a reiterare il rincrescimento dell'amministrazione nei confronti di RFI. Scrive ancora il sindaco, tali episodi, oltre a suscitare illecito disappunto da parte dei malcapitati cittadini, possono causare gravissimo nocumento alla sicurezza pubblica laddove tali ritardi coinvolgano mezzi di soccorso delle forze dell'ordine, con grave pregiudizio per la tempestività degli interventi cui sono chiamati. Una situazione inaccettabile, conclude Grillo, su cui invito a intervenire con la massima celerità per evitare il reiterarsi di tali inconvenienti. A Petrosino è stato inaugurato il villaggio di Natale. In una piazza della Repubblica gremita di persone, ieri pomeriggio a Petrosino è stato acceso l'albero e inaugurato il villaggio di Natale. A dare la benedizione ai due momenti, subito dopo l'arrivo dei Babbi Natale in Vespa, il parroco Don Carmelo Caccamo, alla presenza del sindaco Giacomo Anastasi e della sua giunta, insieme al presidente del consiglio Aldo Caradonne e ai consiglieri comunali. A tagliare il nastro del villaggio, dando il via alle iniziative, che lo animeranno fino al 6 gennaio, la presidente della Proloco Petrosino Vita Patti. Grande entusiasmo per l'inaugurazione del villaggio di Natale e per la grande partecipazione della comunità all'accensione dell'albero e alla rappresentazione del presepe vivente con la capanna di Betlemme, che è stata espressa anche dal presidente del consiglio Aldo Caradonna, dopo naturalmente anche i messaggi di augurio da parte del sindaco e della stessa presidente della Proloco Petrosino, Vita Patti.
E siamo adesso allo sport, cominciamo subito con i risultati e le classifiche dell'ultima giornata di andata, sia per l'eccellenza che per la promozione. Risultati del campionato di eccellenza, ultima giornata del girone d'andata: CUS Palermo Mazzarese 1-5, Sciacca Nissa 1-1, Misil Meri Parmonval 11-1. Enna Profavara 3-0, Mazara Casteldaccia 2-1, Resuttana San Lorenzo Acragas 0-3, Leonfortese Marineo 0-0, Gela Castellammare 3-0. La classifica: l'Acragas campione d'inverno 36 punti, Enna 1 punto 35, Misil Meri 32, Profavara 31, Mazara 28, Mazarese 27, Sciacca 24, Casteldaccia 20, Nissa 19, Castellammare 17, Leonfortese 16, Marineo 14, Gela 9, CUS Palermo e Resuttana 8 punti, Parmonval 5. Risultati del campionato di promozione, anche qui ultima giornata d'andata: Folgore Partinica Audace 1-0, Gemini Carini 1-0, Iccarenze Camarat 0-3, Alcamo Accademia Trapani 0-2, Fulgatore Petrosino 1-0, Marsala San Vitolo Capo 1-1, ha riposato il Castel Termini. In testa, campione d'inverno, il Fulgatore 26 punti, Camarat 25, Folgore 22, Accademia Trapani ed Alcamo 21, Partini Caudace e San Vito Lo Capo 20, Gemini 16, Petrosino 15, Carini e Carenze 13, Castel Termini 4, Marsala meno 1. E cominciamo a vedere gli highlights delle gare, cominciando dalla vittoria del Mazara sul Casteldaccia per 2-1. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Nino Vaccaro, un cordiale saluto da Luca Di Noto. Oggi a Mazara si disputa l'ultima gara del girone d'andata tra Mazara e Casteldaccia. Adesso è veramente tutto pronto per il fischio di inizio che arriva in questo istante. Primo pallone toccato dal Casteldaccia, si affrontano due squadre in salute, due squadre che finora comunque hanno sorpreso nel corso di questo campionato. Ci pensa però Sai a mettere ordine, a riconquistarla per il Mazara. Poi Cancitano allarga sulla destra per Fernandez Castro, che si porta avanti il pallone, entra in area di rigore Fernandez Castro e conquista un penalty messo giù dal diretto avversario nel momento dell'ingresso in area. Siamo appena al secondo minuto, è già calcio di rigore per il Mazara. Arriva adesso il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Gomez, lunghissima la rincorsa di Gomez, che indovina l'angolino alla sua sinistra e porta in vantaggio il Mazara. Dunque cambia già il risultato al Nino Vaccara. Al terzo minuto il Mazara conduce per 1-0 grazie al rigore messo a segno da Gomez. Poi però si avventa sul pallone Bertoglio, che prova a lanciare in velocità Fernandez Castro, che supera Ferrara, entra in area di rigore Fernandez Castro, che supera il portiere, la mette in mezzo, dove arriva Gomez che raddoppia. Al minuto 10 il Mazara ha trovato anche il secondo gol, una bellissima azione tutta in velocità dei canarini con il lancio millimetrico di Bertoglio. Due gol subiti nel giro di 10 minuti dal Mazara. Adesso c'è un lancio in avanti proprio per Minnone, che la mette giù in area di rigore, la mette poi in mezzo e Monti arriva alla conclusione pericolosa con il sinistro. Il fischio d'inizio del secondo tempo arriva proprio in questo istante, con il primo pallone della ripresa affidato al Mazara. Pace allarga per Saia, che poi prova il lancio lungo proprio all'indirizzo di Gomez. Arriva il colpo di testa ad allargare per Fernandez Castro. Tanto Gancitano si gira e supera un avversario, poi prova a lanciare in velocità Gomez, che punta Monforte. Gioco di gambe di Gomez che conclude e Di Paola blocca in due tempi. Si aggiusta il pallone Gomez, che poi serve sulla destra Cardoso in area di rigore. Ancora Fernandez Castro. Azione arrembante da parte del Mazara, che sta attaccando con quattro effettivi. Fernandez Castro salta due avversari, entra in area di rigore, prova a mettere in mezzo per Gomez, che non riesce però stavolta a girare l'ottimo suggerimento da parte di Fernandez Castro verso la porta, e lancia quasi involontariamente Bertoglio, che può così spingere in avanti l'azione del Mazara. Entra in area Bertoglio, poi prova col sinistro a mettere in mezzo con Gancitano, che la gira verso la porta, la palla esce di un soffio. Mazara vicinissimo al tris.
Arriva adesso il fischio dell'arbitro, si può ripartire con il calcio di punizione. Intervento di testa da parte di Monti che mette il pallone in rete. Il Casteldaccia accorcia le distanze quando siamo all'ottantesimo minuto con questo colpo di testa di Monti. Già battuto all'indirizzo di Abate che dalla destra prova a entrare in area di rigore. Mette in mezzo con... era un tiro cross pericoloso. Bravo Thomas con... la mano destra a mettere in calcio d'angolo la palla. Sono scaduti adesso i 6 di recupero, si va comunque avanti secondo il direttore di gara. Federico allontana la minaccia, arriva il triplice fischio dell'arbitro, gioco, partita e incontro per il Mazara che va così, sale a quota 28 punti dopo aver battuto per 2-1 il Casteldaccia. Dallo stadio di Nino Vaccara, da Luca Di Noto è tutto, a voi tutti l'augurio di buone feste e buon anno nuovo. Larga vittoria della Mazzarese sul campo del CUS Palermo. Si chiude il 2022 di CUS Palermo e Mazzarese di fronte anche per il turno che chiude il girone di andata nel campionato di eccellenza, girone A. Da una parte una squadra che ha smesso praticamente di fare punti dopo il folgorante avvio di stagione, dall'altra i giallorossi affidati a mister Iacono che sono pronti a portare a casa altri 3 punti. E la partita inizia sicuramente nel verso giusto per la squadra allenata proprio da mister Iacono, anche se c'è il primo tentativo della partita ad opera di Scozzari che vede la sua conclusione andare sul fondo, ma poco dopo arriverà il gol che sblocca la partita. Qui c'è un cross dalla sinistra, la sponda di Sekan, il colpo di testa e il salvataggio sulla linea da parte dei difensori del CUS. Poi però su una palla recuperata al limite dell'area di rigore c'è Egg Gevor, la palla per Mario Sekan che propone al centro, c'è una deviazione e poi Ciccio Corso, il gol dell'1-0 della Mazzarese che sblocca la partita al centro universitario sportivo di Palermo, la zampata del numero 8 giallo-rosso che porta in vantaggio la sua squadra. Poi 4 minuti dopo c'è il tentativo ancora sulla sinistra con Sekan, appena arrivato dalla Don Carlo Misilmeri, la palla sotto porta per Perone che si gira in un fazzoletto, batte Carnevale 2-0, minuto 22 ed è il gol da parte del puntero di mister Iacono che dunque porta i suoi sul 2-0. La partita di fatto è praticamente chiusa in favore della Mazzarese che gioca sul velluto. Qui Egbebor con una grande giocata sul lato destro riesce ad andare via al diretto avversario, propone al centro e poi Perrone con il tacco, gran giocata da parte del centravanti della Mazzarese, gol alla Hernan Crespo che vale il 3-0 al minuto 40 con il CUS che più avanti cerca di reagire alla palla, arriva Spataro ma c'è un super Furnari che nega il gol della bandiera ai padroni di casa, gran volo sulla sua destra per il portierone della Mazzarese, minuto 44 però ancora ospiti in avanti, ancora con lo scatenato Egbebor che guarda al centro, c'è Mario Sekan che mette da 2 passi alle spalle di Carnevale, debutto e gol per l'attaccante arrivato dalla Don Carlo Misilmeri alcuni giorni fa e soprattutto va al riposo con un rotondo e confortante 0-4, la squadra di Mazzara del Vallo che può iniziare poi il secondo tempo sicuramente con una gestione più oculata del risultato, mentre qui le squadre vanno negli spogliatoi. Nel secondo tempo si comincia però subito con un'emozione in favore dei padroni di casa con la palla che viene gestita al centro dell'area, c'è un tocco col braccio e c'è soprattutto un calcio di rigore in favore del CUS. Se rincarica il giovane centravanti Taibi che guarda Furnari negli occhi, aspetta il fischio dell'arbitro, parte con la rincorsa ma Furnari ancora una volta dice di no come nel primo tempo, un altro miracolo del portiere della Mazzarese. Ma 10 minuti più tardi c'è un'azione sulla destra da parte del CUS, la palla arriva in area per Spataro, dopo il salvataggio ancora di Furnari, sempre Spataro trova il gol dell'1-4, gol della consolazione per un CUS Palermo volitivo ma che però si è semplicemente trovato di fronte una squadra più forte, anche perché un paio di minuti dopo altra situazione pericolosa per la Mazzarese, la palla arriva sul sinistro di Ogbebor che colpisce l'esterno della rete ad un passo addirittura dall'1-5, la Mazzarese che però continua ad attaccare con la giocata sulla sinistra, c'è Sekan che guarda al centro, mette questo pallone, Terrasi sfiora l'autogol ma quantomeno nega la gioia
della quinta marcatura agli avversari. Poi c'è un calcio di punizione di Randazzo, esce male questa volta Furnari, non riesce nella correzione in rete Spataro. Palla che sorvola la traversa, minuto 76, c'è la serpentina sulla destra e poi il contrasto falloso, calcio di rigore per la Mazzarese, un quarto d'ora dalla fine, nessuna protesta da parte dei giocatori del CUS, si presenta dal dischetto Erbini che guarda Carnevale negli occhi, parte con la rincorsa, parte con il destro che spiazza il portiere del CUS, 1-5 al minuto 77 ed è di fatto questa l'azione che chiude la partita. Nei 15 minuti finali non succederà più nulla se non il triplice fischio da parte del direttore di gara, stravince la Mazzarese che chiude il 2002 con il sorriso. Ancora niente punti in quest'ultimo frangente per il CUS, da Sportiside è tutto, alla prossima. Invece clamorosa vittoria del Misil Meri sui resti della Parmonval, addirittura 11-1. Ultima recita nel 2022 per Don Carlo Misil Meri e Parmonval. Un minuto molto sentito anche al Giovanni Aloisio con la partita che inizia e sarà, come stiamo per vedere, un monologo della formazione biancorossa. Il film della gara inizia con neanche un minuto e mezzo con il cross che stiamo per vedere di Concialdi, la sponda di Manfre per Federico Matera che sblocca il risultato. Neanche 100 secondi e subito cambia il parziale al Giovanni Aloisio in favore di una Don Carlo Misil Meri che gioca letteralmente sul velluto, praticamente fin dal fischio d'inizio. E a breve vedremo un'altra situazione con la volée di Manfre, anzi di Pellegrino, con la palla che si perde alta sopra la traversa, ma è il preludio al gol del 2-0, la splendida punizione, un altro capolavoro da parte di Piero Concialdi, come contro il Marineo la mette all'angolino dove Motta non può arrivare. Il gol del 2-0 dopo poco più di 5 minuti e Don Carlo Misil Meri che però insiste, continua ad attaccare anche se qui sul giropalla che stiamo per vedere c'è l'ottimo break da parte di Molinini che brucia Possentino, si presenta a tu per tu con Marino, cerca di piazzarla col sinistro ma non trova la porta e non bissa il gol realizzato 7 giorni fa in casa contro l'Enna. Allora Piero Concialdi prova a scatenarsi, la palla per il tentativo incrociato che si perde sul fondo, occasionissima per il possibile 3-0 della Don Carlo che insiste alla ricerca proprio della rete del 3-0. Qui Concialdi con la conclusione, Mancina che si perde a fil di palo, 3-0 a metà del primo tempo, ancora una marcatura multipla, ancora una doppietta in casa per un Concialdi scatenato. Don Carlo che poi insiste, minuto 24 con la palla per Fricano, il cui cross cerca compagni nel cuore dell'area, allontana momentaneamente la difesa della Parma, allontana però sui piedi di Riccardo Pellegrino che spara col sinistro, trova il 3-0 e trova un'altra gioia davanti al tuo pubblico, lui che aveva segnato un altro 4-0 per quello con cui si è conclusa la gara contro l'Unitas Sciacca. Don Carlo Misil Meri come detto sul velluto, minuto 38, ancora Pellegrino in costante proiezione offensiva, cerca di mettere in mezzo il pallone, c'è una deviazione che porta il pallone sui piedi di Matera, tapin da pochi passi che si perde sopra la traversa. Minuto 43, ancora il giropalla da parte della compagine affidata in questo match a Gaetano Tomasino con Sino che avvia l'azione, poi il corridoio centrale per Vincenzo Manfre che trova al 42esimo e 30 secondi il gol del 5-0, si sblocca anche il numero 7 biancorosso che trova un'altra gioia davanti al suo nuovo pubblico. Veniamo con le immagini al secondo tempo con i cambi effettuati da Tomasino, gli ingressi di Lucera e Caracappa, qui però ancora Concialdi che apparecchia per Vincenzo Manfre, 4,5 nel secondo tempo, 5-0 che si arrotonda, diventa 6-0 con la doppietta del centravanti della Don Carlo Misil Meri che ancora insiste alla ricerca di nuovi gol. Qui Sino per Lucera che scavalca Motta, c'è il salvataggio sulla linea, la palla per ancora buona per Lucera che serve nuovamente Sino e la rete del 7-0 è la prima rete in eccellenza per Federico Sino, buttato nella mischia da titolare oggi in mezzo al campo, fiducia ripagata col gol e non solo dal biondo centrocampista ex Resuttana, mentre
Pochi minuti dopo si invola Lucera che cerca di farsi spazio a spallate, poi calcia col destro, gran parata di Motta che mette la palla in calcio d'angolo, corner che ne segue, che vede la giocata sullo stretto per Concia, il cross deviato da Manfre in posizione sospetta, direttore di gara convalida, gol dell'8-0, tripletta per Manfre, la prima in maglia Don Carlo Misilmeri, e punteggio che si amplia ulteriormente per una farm wall praticamente mai in partita. Qui minuto 67, la fiondata di Alessio Nigro, la ricerca di Lucera che fa la spallata con i suoi avversari, poi cerca questo tiro col sinistro, non perfetto questa volta Motta, e a metà del secondo tempo porta a quota 9 le sue marcature la Don Carlo Misilmeri, in una gara letteralmente senza storia, che cerca di scuotere un po' la Parmaval con questo calcio di punizione che viene affidato al tiro di Russo, ed è bravissimo Chinnici, classe 2005, gettato nella mischia da Tomasino a gara in corso al posto di Marino. Sul calcio d'angolo che ne segue però la palla viene messa in mezzo e c'è il colpo di testa vincente da parte di Marino per il gol del 9-1, la rete di Vincenzo Marino, classe 2002, uno dei pochissimi under non in campo per Mutolo, con la Don Carlo che poi dopo aver subito la rete torna ad attaccare. C'è una palla in avanti con Concialdi che serve Raimondo Lucera, la pin facile facile per lui, doppia cifra per la Don Carlo Misilmeri, 10-1 a 6 dalla fine, ma la partita non è ancora finita dal punto di vista delle statistiche, perché a un minuto alla fine ancora Concialdi che semina il panico al limite dell'area, poi Sino sventaglia per Lucera il quale controlla, si libera di un paio di avversari, calcia con il destro, trova l'11-1, triplette per Raimondo Lucera, la partita che di fatto si conclude qui con il risultato che vedete, il risultato di 11-1, poi c'è un'ultima sventagliata con l'uscita alta da parte di Chinnici e poi il triplice fischio del direttore di gara. Lombardo Centro Revisioni SRL, vendita auto usate, aziendali, nuove, chilometro zero, multimarche. Inoltre, Lombardo Centro Revisioni comunica a tutti gli automobilisti che a partire da gennaio 2023 le autovetture immatricolate nel 2019 devono essere sottoposte alla prima revisione in funzione al mese di immatricolazione. Lombardo Centro Revisioni SRL è in viale Regione Siciliana 43 a Petrosino e augura a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato che verrà valorizzato e rivenduto e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. Solletico, di Corona Rosalinda. Da noi trovi giocattoli, pelletteria, bigiotteria, abbigliamento per battesimo, corredini, profumeria. Vieni ad acquistare da noi i tuoi regali. Troverai nel reparto giocattoli sconti fino al 50%.
Acquistando i tuoi regali, Babbo Natale durante il periodo natalizio te li consegnerà gratuitamente a casa tua. Grande novità! Da quest'anno abbigliamento Bimbo Brums, Solletico. Ci trovi in Contrada Strasatti 272, Via Nazionale. Noi di Raizi Arredamenti arrediamo con passione i vostri ambienti. Nel nostro nuovo showroom potrai trovare cucine innovative di ogni stile. Zone living pratiche, capienti, confortevoli e impreziosite da complementi d'arredo e di design. Camere da letto moderne e romantiche. Camerette colorate e creative. Cabine armadio componibili. Affrettati! Nei mesi di novembre e dicembre arredare è più facile. Con i nostri finanziamenti la prima rata è a marzo. Vieni a trovarci a Buseto Palizzolo, in via Roma 122. Ti aiuteremo a realizzare l'arredo su misura per te. Raiti Arredamenti, dove l'arredo è di casa. Fai la scelta giusta, vieni alla Crusca. L'ortofrutta è da noi. Frutta fresca, verdura locale, prodotti della tradizione siciliana, legumi secchi e tanto altro. E come di consueto troverete mangime di tutte le tipologie, per galline, conigli, uccelli, pesci, tartarughe, cani e gatti, ferramenta e attrezzature da giardino, piantine aromatiche e bombole Agip. Che aspetti? Vieni a trovarci in Contrada Ciancio 29 accanto alla farmacia. Per consegna a domicilio 346 78 55 396. Profumo di rose, addobbi floreali per servizi matrimoniali e funebri ai prezzi più bassi di sempre. Veniteci a trovare in Contrada Berbaro 185 sulla Nazionale. Per informazioni 334 79 14 246. Profumo di rose di Bonafede e Parinello vi aspetta. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. Ed è Lenna a inseguire l'Akragas dopo il big match con il Pro Favara. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati allo stadio Generale Gaeta. È qui tra le mura amiche che si chiude il 2022 dell'Enna di Mister Pippo Strano, seconda forza del girone A nel torneo di eccellenza siciliana dopo la vittoria per 4-1 sulla Parmonball. Impegno non proprio dei più semplici, quello odierno. Infatti arriva il Pro Favara in casa dei gialloverdi, formazione di Mister Catalano. Di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic, si parte col film del primo tempo, tantissimo equilibrio. Minuto 35, Lenna, rimessa laterale, Campagna scambia con Agudiak, sguardo in mezzo, col sinistro la mette per Caronia che si gira e mira il palo più lontano. Bellissimo il gol di Angelo Caronia, avanti Lenna 1-0 a 10 minuti alla fine del primo tempo. Il gol, quello che infatti andrà a decretare la fine delle ostilità per la prima parte di gara, ce lo rigustiamo con questo rallenti preciso, puntuale. Il gol di Caronia, formazioni che dunque guadagnano gli spogliatoi nel big match della 15ª giornata del campionato di eccellenza. Fin qui si fa presto.
preferire Lenna sul Profavara. 1-0, si parte con la ripresa, punizione di Cogimano che finisce alta. Ora di gioco, azione corale del Lenna con la verticalizzazione, gli scambi, Cogimano ancora prova a mettere dentro verso Agudiak, toccato così all'ingresso in area da Rizzo. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, non sembra ovviamente lo stesso avviso il Toro argentino. 64esimo, Frigano crossa dentro, l'incornata di Agostino De Luca che sfiora la porta. Minuto 65, finisce la partita di quello che finì il match winner, ovvero Angelo Caronia dentro Prestia. Minuto 73, Sessa riesce ad aprire per Arcidiacono, l'ex Messina guarda in mezzo, ancora Cogimano a dare l'impallazione in area di rigore, Cogimano sinistro improvviso, parata plastica per il portiere Eire. Minuto 82, da Gudiac ad Arcidiacono, il pallone per Cogimano, si smarca sul centrodestra Prestia, servito il numero 13, si sovrappone ancora a Cogimano, passaggio in mezzo dove c'è Ivan Agudiak che chiude un'azione meravigliosa con 5 passaggi. Lenna finisce in porta e 2-0 al generale Gaeta. 85esimo, tocca ad Alfieri per Strano. Minuto 86, non si arrendono gli ospiti, tentativo infatti di Frigano, colpo di destra che finisce di un niente fuori, triplo cambio tra l'86esimo e il 92esimo per mister Strano, fuori Agudiak, Campagna Arcidiacono, dentro Bonanno, Carioto e Zappalà. Al minuto 93, ancora fame la formazione giallo-verde e attacca con Carioto subito protagonista, il suo contrasto apre alla ripartenza di Prestia, superato il centrocampo per Lenna, si allarga Carioto, riceve il numero 20 che punta l'area di rigore, Carioto prova a metterla dentro dove c'è Cogimano che entra fin dentro la porta per trovare il 3-0, quello che manda definitivamente i titoli di coda sulla partita, perché Lenna chiude alla grande il proprio 2022 vincendo per 3-0 al generale Gaeta contro il Profavara. Una vittoria che consente alla formazione di mister Pippo Strano di rimanere in scia all'Agragas, ancora a capolista dopo la vittoria sulle Resultana San Lorenzo. Un punto a dividere gigante e giallo-verdi. Sarà un 2023 tutto da seguire nel girone A di eccellenza. Noi ci saremo, amici di Wii Sport. Nel frattempo, buone vacanze, un cordiale saluto e come sempre, alla prossima. E come dicevamo, in testa alla classifica l'Agragas che vince fuori casa sul Resultana San Lorenzo per 3-0. Amici sportivi, un saluto da Davide Sardo, benvenuti a Carini, campo neutro per il match Resultana San Lorenzo Agragas. Partiti! Ed è subito il Resultana San Lorenzo a manovrare la prima azione. Parte Garufo, palla sul secondo palo, attenzione di testa e gol, ha segnato l'Agragas! Juan Manuel Barrera, la spacca lui! È andato in cielo e ha trafitto compagno e poi il gol dedicato alla famiglia presente qui a Carini. Agragas avanti 1-0. Il Canubi, la ripartenza Agragas, pallone per Vitelli, attenzione Vitelli, compagno e a palla è ancora buona per l'Agragas con Davide Locascio che carica il destro, conclusione, ancora compagno, salva il Resultana San Lorenzo. Ancora l'argentino Semenzin, delibera un avversario col sinistro, la conclusione, che gol! Golasso di Semenzin! Segna sempre, sempre lui, l'argentino Semenzin, che gol, mamma mia! Barrera, ma non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo, ricomincia la sfida Resultana San Lorenzo Agragas, lancio lungo di Brunetti, arriva il Canubi. Mansur, El Canubi, ancora Locascio, il cross, Mansur, la conclusione, poi Vitelli e sono tre, ha segnato ancora l'Agragas con Vitelli di sinistro, palla in fondo al sacco, palla imprendibile per compagno, Agragas che trova il terzo gol al minuto 17 della ripresa. Finisce qui la sfida tra Resultana San Lorenzo, Agragas vince nettamente l'Agragas per 3-0 e si laurea campione d'inverno. Missione compiuta per la squadra di Nick Terranova che chiude in testa al campionato il girone di andata. Vittoria netta nel punteggio, nel gioco contro il Resultana San Lorenzo. Hanno segnato Barrera e Semenzin nel primo tempo, nella ripresa Vitelli. Agragas batte in trasferta il Resultana San Lorenzo per 3-0. Un saluto da Davide Sardo. Buon Natale e buon anno, a risentirci.
E veniamo al campionato di promozione, vittoria fuori casa dell'Accademia Trapani sul campo dell'Alcamo. Quel missile di Cuccia, sventato da un prodigioso intervento di Mistretta, è probabilmente sintomatico di quanto la Dea Bendata abbia girato le spalle all'Alcamo. Avrebbe consentito il pareggio a 10 minuti dal termine, ma così non è stato. In un Catella, ancora una volta stregato, l'Accademia Trapani si è presentata con un cambio di rotta. Messi da parte alcuni giovani, ha trovato l'infa economica per ingaggiare pezzi da 90. La squadra di Amoroso quindi non si nasconde più, ma l'Alcamo non viene per niente aiutato né dalla fortuna e nemmeno dalla direzione di gara che con un discutibile rigore ha in pratica cambiato l'andamento del match. Bianconeri subito pericolosi con Vivona e D'Amato che però peccano di precisione. Al 18esimo un pallone calciato da distanza ravvicinatissima colpisce il braccio di Viscuso, per Alessi e rigore. Batte Nolfo e spiazza Tafuri. L'Alcamo prova a riorganizzarsi ma un'azzardata uscita palla al piede porta Chiappara a perdere il pallone. Il servizio per testa, bomber di razza ed è 2-0. L'Accademia resta in 10 e poi anche l'Alcamo per espulsione del portiere Tafuri sostituito dall'esordiente Piccione. L'ingresso di Gatto e dei nuovi Cuccia e Namio cambia le cose in campo. L'Alcamo costruisce gioco e l'Accademia si cimenta nei soliti trucchetti per far trascorrere il tempo e fare innervosire gli avversari. Al 31esimo c'è finalmente la rete, la segna proprio il neo acquisto Namio. I padroni di casa ci credono e mettono in campo tutte le energie residue. Al 37esimo poi il volo di Mistretti che consente all'Accademia di portare a casa i 3 punti. Alcamo e Accademia adesso quarti a 5 punti dalla vetta, a 1 dalla Folgore risalita al terzo posto. La partita che comincia con i botti, 2 palle gol per l'Alcamo, un tiro di Barraco che viene parato da Tafuri, poi c'è questo rigore, un fallo di mano a distanza molto molto ravvicinata e lì cambia la partita. Ma io non mi piace parlare degli arbitri, però secondo me è molto discutibile perché comunque erano veramente attaccati, quindi anche Carmelo non aveva il tempo materiale per poter togliere il braccio, non ho visto nemmeno tutto questo braccio largo, però secondo gol è stato un infortunio nostro, purtroppo abbiamo perso palla al limite d'aria e dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto, abbiamo avuto 3-4 palle nitide gol, siamo stati... E sorprendentemente in testa alla classifica c'è il Fulgatore che batte il Petrosino 1-0. Con questo gol di Cardella il Fulgatore vince la gara interna contro il Petrosino e si laurea campione d'inverno in testa alla classifica del campionato di promozione proprio alla fine del girone d'andata. Un andamento davvero strepitoso per la compagine dell'Interland trapanese. Per quanto riguarda il Petrosino invece una sconfitta assolutamente indolore, anche se c'è da dire che dopo l'addio di tanti titolari bisogna vedere quale sarà il futuro della società giallorossa guidata dal tecnico Sandro Ingargiola. E la Folgore di Castelvetrano si propone nei piani alti della classifica dopo la vittoria con il Partenico. Con questo gol di Lupo la Folgore Castelvetrano batte il Partinica Audace e si assesta nelle prime posizioni di classifica in piena zona play-off. Insomma, per la squadra allenata da Giovanni Messana si prospetta un girone di ritorno positivo. E per oggi è tutto, io vi ricordo l'appuntamento mercoledì sera con la tombola qui su Canale 2, il tradizionale appuntamento natalizio, naturalmente andate a caccia delle cartelle, le potete trovare qui nella nostra sede telefonando oppure dai nostri sponsor, fate un viaggio un po' sulla nostra pagina Facebook, vedete quali sono i nostri sponsor e troverete le cartelle in giro per la provincia, quindi partecipate e non mancate all'appuntamento di mercoledì sera. Per oggi è tutto, vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani dove troverete approfondimenti e dirette, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera.